Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi. Gentili ascoltatori, buongiorno. Prima di iniziare, desideriamo ricordare l'amico carissimo e collega radio telecronista Peppe Viola, deceduto domenica scorsa, e con mestizia ci accingiamo a questo nostro compito. A San Siro Milan 1 Bologna 0, mentre le squadre stanno tornando in campo in questo momento. Un gol strepitoso di Jordan ha permesso al Milan di chiudere in vantaggio il primo tempo sul Bologna. Jordan ha realizzato al 32esimo da posizione impossibile, quasi a filo della linea di fondo. Ha raccolto un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore battuto da Pasinato e ha segnato facendo passare la palla con un tiro ad effetto fra il palo e il portiere, che è il rientrante Zinetti. Prima di questo gol il Milan aveva fallito clamorosamente almeno 3 occasioni con lo stesso Jordan e poi con Battistini, il quale sugli sviluppi di un calcio di punizione sparava addosso al portiere Zinetti in uscita. Il primo tempo è stato dominato almeno per 3/4 dal Milan, che presenta una squadra decisamente di categoria superiore. Il Bologna, che cerca di contenere il gioco nella fascia di centrocampo, si è affacciato in area avversaria soltanto in un paio di circostanze, ma con scarsa pericolosità per il portiere Piotti, sempre calmo e tranquillo. È un pomeriggio con pioggia e qualche sprazzo di sole, il terreno è leggermente scivoloso, sono presenti 25.000 spettatori circa, c'è un grande mazzo di fiori deposto dal Milan e dai giornalisti nel posto che solitamente occupava qui a San Siro il caro collega Peppe Viola. Arbitra l'incontro il signor Pairetto, che ha alzato 2 volte il cartellino giallo per ammonire Cilona e Di Ponti. Calci d'angolo 6-3 per il Milan, che ricordiamo conduce per 1-0 sul Bologna, mentre la ripresa è appena cominciata. Linea all'Olimpico. L'Inter, nonostante sia in 10, ha cominciato decisamente più aperta, Claudio, rispetto al Claudio, primo tempo. Solo per dire che Giordano ha raddoppiato per la Lazio, in particolare a fra poco. Vai pure. Scusa Claudio, anche qui a Milano il Milan ha raddoppiato con Giordano. A te la linea fra poco. Vai pure Luzzi. A San Siro è il 10° minuto della ripresa, 2-0 per il Milan sul Bologna. Come ho detto un istante fa nel flash su Ferretti, ha segnato ancora Giordano e ancora è riuscito a segnare sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pasinato dal limite dell'area di rigore. Palla in area a parabola, quindi colpo di testa di Jordan, che ha messo la palla in rete e ha segnato così il suo 6° gol nel campionato di Serie B. È in testa nettamente alla classifica dei cannonieri. Poco prima c'era stata un'incursione del Bologna con Pileggi, sul quale era intervenuto in uscita il portiere Piotti. 2-0 dunque il risultato, ripeto, per il Milan sul Bologna, un Milan che è in campo con la stessa squadra che domenica ha battuto il Monza. Nel Bologna invece rientra il portiere Zinetti, che fa così il suo debutto in Serie B. Manca Colomba, che è stato sostituito da Pileggi. Ora siamo giunti all'11° minuto della ripresa, 2-0 per il Milan sul Bologna. La linea va all'Olimpico. Vai pure Luzzi. È il 21esimo della ripresa, non ho interrotto Ferretti perché stava per darmi la linea, ma il Milan ha segnato il 3° gol. Lo ha segnato al 20esimo con Cuoghi, che ha ripreso un passaggio di Serena, è entrato in area ed ha battuto il portiere Zinetti con un tiro trasversale praticamente alla base del palo sinistro del portiere bolognese. 3-0 dunque il risultato a favore del Milan sul Bologna, e ci sta tutto questo risultato, mentre il Milan sta per battere un calcio di punizione battuto in questo momento, esce il portiere Zinetti, niente di fatto. 3-0 per il Milan sul Bologna. La linea va all'Olimpico. La linea Milano. È il 29esimo, piove a San Siro, in campo è sul Bologna, che ora perde per 4-0. Non ho interrotto i colleghi perché il risultato non è che mutasse in maniera da poter essere rimediato. 4-0 dunque, il quarto gol è stato realizzato da Battistini su passaggio di Jordan, oggi veramente in grande giornata. Jordan ha messo in movimento Battistini, che è entrato in area di rigore, ha battuto Zinetti con un fortissimo tiro. E poco fa c'è stato anche un episodio che poteva fornire il quinto gol al Milan, con Tassotti che ha calciato violentemente dal limite dell'area di rigore e ha colpito
colpito il palo, la palla è andata a finire sul palo e poi è stata messa fuori da un difensore del Bologna. Da segnalare che nel Bologna ci sono state due sostituzioni, sono usciti Ciluna e Sella, sostituiti rispettivamente da Sclosa e Macina. Siamo giunti esattamente al 30° minuto della ripresa, 4-0, ripeto, il risultato per il Milan sul Bologna. La linea all'Olimpico. La linea Milano. Piove ancora sul Bologna che ora perde per 5-0. Il quinto gol è stato segnato da Serena su passaggio di Battistini. Vogliamo un po' ricapitolare le marcature anche per i nostri ascoltatori. Molto in breve, per favore, Ezio, grazie. Allora, Jordan ha segnato al 32° del primo tempo, Jordan al 9° della ripresa, Cuochi al 20° e poi Battistini al 27° e quindi Serena al 35°. 5-0 per il Milan sul Bologna, la linea all'Olimpico. Milan batte Bologna 5-0 ed è un risultato che si commenta da sé. Il Milan ha nettamente dominato l'incontro in virtù di un gioco e di una migliore intelaiatura tecnica, nettamente superiore nei confronti del Bologna, che ha presentato in porta lo sfortunato Zinetti proprio nella giornata più nera di tutto il complesso. Il Milan ha segnato il primo gol dopo averne falliti addirittura tre al 32° del primo tempo con squalo Jordan da posizione quasi impossibile. Jordan si ripeteva al 9° della ripresa sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pasinato. Poi il Milan dilagava, al 20° segnava Cuoghi, al 27° Battistini e al 35° Serena, mentre il palo graziava Zinetti su un tiro bomba del terzino Tassotti. Il Milan ha segnato tutti i suoi gol su azione manovrata e irresistibile. Contro un Milan in giornata di grazia, di grande vena, il Bologna, che era privo di Colomba, ha potuto fare ben poco. È apparsa squadra decisamente inconsistente e raramente riuscita ad affacciarsi nell'area avversaria. Da domenica arrivano i rinforzi, Russo e Torone, vedremo il Bologna come saprà reagire. Mentre lo ricordiamo, il Milan vola e va al comando della classifica del campionato di Serie B. Ha arbitrato Pairetto al cospetto di 25.000 spettatori circa. Ripeto il risultato qui a San Siro, Milan batte Bologna 5-0, a voi Olimpico.